quali dettagli dovrebbero dare conforto, potrebbero dare conforto a te che me lo stai chiedendo. Cercare un conforto dove non c'è, ahimè, nessun conforto che possa essere trovato. Se solo fosse così semplice, se solo potessimo porre fine agli stupri semplicemente cambiandoci vestiti. Ricordo anche cosa indossava lui quella notte. Anche se questo è verità, nessuno me l'ha mai chiesto. Ed infine arriva chi ci fa riflettere invece sul significato dell'amore, e lo fa con la sua ironia dissacrante e autentica, e ci dice questo: in Italia in media ogni 2 o 3 giorni un uomo uccide una donna, una compagna, una figlia, un amante, una sorella o una ex. Magari in famiglia, perché non è poi che la famiglia sia sempre per forza quel luogo magico in cui tutto è amore. La uccide perché la considera una sua proprietà, perché non concepisce che una donna appartenga a se stessa e sia libera di vivere come vuole lei e persino di innamorarsi di un altro. E noi siamo ingenue, spesso scambiamo tutto questo per amore. Ma l'amore con la violenza e le botte non c'entra il tuo. L'amore con gli schiaffi e i pugni c'entra come la libertà con la prigione. Noi a Torino, che risentiamo della nobiltà reale, diciamo che è come passare dal risotto alla merda. Un uomo che ci mena non ci ama. Mettiamoselo in testa, salviamolo dell'hard disk. Vogliamo credere che ci ami? Bene, ok. E allora vuol dire che ci ama male. Questo non è amore. Un uomo che ci picchia è uno stronzo, sempre, e dobbiamo capirlo subito, al primo schiaffo, perché poi gli seguirà un secondo, ne arriverà un terzo, anche un quarto. L'amore non è questo. È un sentimento che ci rende felici, che ci riempie il cuore, non ci rompe le costole, non lascia i lividi sulla faccia. Noi non siamo come i gatti, non abbiamo 7 vite. Di vita noi ne abbiamo una sola, non buttiamola via. Luciana Lizzi. Con il suo
invece di loro sono in carico dall'anno precedente. Una prima valutazione di questo numero di persone in carico dell'anno precedente, comunque che ritornano a distanza di un anno, anche se, ripeto, ancora li prendiamo con le pinze perché non sono i dati di fine anno, è in aumento. Quindi questo significa che i percorsi delle donne, anche se non vengono ospitate, sono più lunghi, necessitano di più tempo, necessitano di una presa in carico più lunga, perché è anche difficile riconoscerla la violenza, è difficile uscirne, è difficile nominarla. Molte, come dicevo domenica, arrivano da noi, si siedono e ci dicono: io non so cosa è giusto, perché me l'ha consigliata l'amica, perché me l'ha consigliata la vicina di casa, ma non so se quella che sto subendo è violenza. E quindi capite che a questo livello è molto lungo il percorso, perché la cosa fondamentale è nominarla la violenza, perché finché una donna non arriva a nominarla, non la riconosce e quindi rimane un fatto privato, non rimane dentro le mura domestiche. Di queste 33 donne accolte, 25 sono italiane e 8 sono straniere. Di queste 33 donne, 27 sono mamme e di queste 24 hanno figli che hanno assistito direttamente o indirettamente ad episodi di violenza. Voglio ricordare che fortunatamente non tutti i figli hanno assistito subito ad atti di violenza, quindi su 30, su 27 donne mamme, 24 hanno figli. Il totale però dei figli che hanno assistito e subito atti di violenza sono in tutto 49, solo per lo sportello di centro, le donne accolte presso lo sportello di centro. Delle 33 donne accolte, il 33% di loro ha dai 30 ai 39 anni, il 27% dai 50 ai 59 anni, il 15% dai 18 ai 29 e il 12 dai 40 ai 49 anni. Non rispetto agli anni precedenti, non vediamo una grossa differenza nelle fasce d'età, ma quello che ci accorgiamo è che le violenze subite da ragazze giovanissime sono molto più cruenti e hanno subito più tipologie di violenza nonostante la giovane età. E molte di queste ragazze, donne, hanno conosciuto il centro per il 24% tramite i carabinieri del territorio di centro, il 12% tramite il numero del 1522 e un 9% tramite il sito internet, quindi ricerca centro di violenza, centro donna. Volevo sottolineare ancora il basso numero di donne che arrivano da noi, conoscono il centro antiviolenza, sono 6% tramite gli uffici comunali e le scuole, il 3% tramite i servizi sociali e il 6% tramite il pronto soccorso e l'ospedale. Ora, riteniamo che sia importante una diffusione capillare ancora di più che esiste questo servizio sul territorio. E proprio per questo stiamo mettendo in campo la produzione di nuovi volantini che riguardano il centro di violenza, anche perché, come immagino molti di voi sappiate, la sede dello sportello di centro è cambiata recentemente, quindi ci trovate il lunedì pomeriggio presso la Pandorera e il mercoledì mattina presso il centro per le famiglie. Quindi, insomma, cambieremo anche i volantini, li aggiorneremo e chiediamo un po' il supporto di tutta la cittadinanza, insomma, le istituzioni per aiutarci nella divulgazione di questo, perché è importante che le donne sappiano che c'è un presidio sul territorio, che è fondamentale. L'abbiamo fortemente tutti insieme, l'ho voluto,
perché per quelle donne principalmente che non possono permettersi di venire alla nostra sede di Ferrara. E quest'anno insomma ci siamo anche mosse facendo una pagina social. Al momento abbiamo quella Instagram, il profilo Instagram dello sportello, però dato che c'è nel progetto di cambiare nome allo sportello di Cento, che ancora, passate i termini, un vecchio nome, no? Appunto decentrato, antiviolenza, vorremmo uniformarci agli altri sei sportelli sul territorio che hanno tutti il nome di Fiore, e quindi stiamo pensando come equipa, anche con l'aiuto e il supporto dell'ufficio di piano, insomma, di trovare un nuovo nome e uniformarci quindi a questo. Quindi anche qua procederemo poi con realizzare profili Facebook eccetera quando avremo il nome completo, per non stare a cambiare tante volte. E l'altra questione su cui volevo riflettere sono le forme di violenza subita da parte delle donne che si sono rivolte al centro. Voglio sottolineare che una stessa donna, una singola donna, può aver subito più forme di violenza. Quindi il 97% di loro hanno subito violenza psicologica, il 79% fisica, il 73% economica, il 42% sessuale e il 36% stalking. Sempre di queste 33 donne che si sono rivolte allo sportello di Cento. Quindi capite che vedere un 42% di violenza sessuale e un 36% di stalking vuol dire che il livello, non perché ci sia una violenza più importante dell'altra, ma solitamente gli anni scorsi i livelli di queste tipologie di violenza erano leggermente più basse. C'è un aumento in questo senso. L'autore delle violenze, e voglio precisare anche qua che ogni donna può avere contemporaneamente più autori, perché può venire, penso a molte delle donne straniere, ma non solo, però principalmente le abbiamo riscontrate loro, contemporaneamente la violenza può venire da parte del marito, ma anche dei familiari del marito stesso, perché molto spesso nelle le donne che abbiamo accolto noi vivono tutti insieme, e quindi i familiari sono a conoscenza di quello che agisce il marito e sono complice autori di violenza loro stessi. Comunque il 52% di loro ha subito violenza dal proprio ex, il 24% dal coniuge, il 14% dai familiari e il 7% dal convivente. Il 61% degli autori delle violenze sono italiani, questo per sfatare un po' anche dello stereotipo che è un'appartenenza culturale o ci sono culture più soggette alla violenza, no. E il 30% sono stranieri, purtroppo il 9% non siamo riusciti a rilevarlo perché molte, cioè alcune, ma molte, sono accoglienze che rimangono solo telefoniche, perché le donne poi il giorno dell'appuntamento magari non si presentano perché possono avere diverse difficoltà, diverse reticenze, perché appunto nominarla, prendere coscienza, rivolgersi a un centro di violenza fa paura, perché molto spesso non si conosce neanche il meccanismo che poi si innesca, per quanto l'operatrice telefonicamente spieghi, però non è facile, soprattutto è la vergogna a volte, nella maggior parte dei casi, di ferma. L'altra cosa sulla quale mi volevo soffermare è che, anche se non rientra tra i dati che si fermano al 31-10, è che attualmente abbiamo in ospitalità provenienti da questo territorio, nelle case rifugio, nelle nostre case rifugio, due donne. Una arrivata già nel mese di novembre. Sono due donne, una italiana e una straniera, una signora di 67 anni e una ragazza di 26. Quindi questo anche per far capire la forbice di età che riguarda le persone che si rivolgono al mondo. E
oltre a queste due donne che sono nelle nostre case rifugio di ogni visto segreto, un'altra che non è residente in questo territorio, però ha potuto usufruire, perché abbiamo la fortuna di avercela in questo territorio, della cosiddetta casa dei buoni, che il Comune di Cento fortemente voluto con la polizia locale, attraverso anche l'associazione Link e Volunteers versus Violence, che è la prima casa rifugio che accoglie donne minori con animali al seguito. Quindi abbiamo la fortuna, orgogliosamente possiamo dire che è ospite presso questa casa una donna con minori animali, e quindi che non sarebbe stato possibile poterla ospitare se su questo territorio non avessimo avuto questa risorsa. Quindi. E volevo insomma concludere il mio intervento dicendo che è estremamente importante che i presidi sul territorio rimangano, anzi che si possano sempre di più allargare le opportunità che anche i presidi sul territorio, anche se non sono le sedi, se non è la sede centrale, possano offrire, nel senso che molte più donne che arrivano da noi ci chiedono la possibilità di poter attivare, quest'anno siamo riusciti a farlo, consulenze legali presso gli sportelli, perché le nostre avvocate, come la dottoressa Laura Carabelli più volte ha fatto, possono venire in presenza agli sportelli a fare le consulenze legali o tramite Google Meet per quelle donne che non possono raggiungere il territorio di Ferrara, per fare la stessa di Ferrara, come anche le consulenze psicologiche, quindi che la psicologa possa venire presso lo sportello a seguire le donne che hanno bisogno di un percorso di consulenza. Questo significa a volte avere degli spazi in più, cioè oltre allo spazio dell'operatrice, avere una possibilità di avere un ufficio accanto dove può venire l'avvocato, la psicologa, per supportare quelle donne che purtroppo non ce la fanno a venire a Ferrara, ma che avrebbero necessità, richiedono proprio, ma poi magari rinunciano, principalmente parlo della consulenza psicologica, perché dicono Ferrara per noi è difficile. Io vi ringrazio di avermi accolta anche presso il vostro territorio e spero insomma che questa collaborazione, questa sinergia tra istituzioni e centro antiviolenza continui sempre più forte, perché come leggete dai dati insomma ce n'è tanti. Grazie. Per arrivare a dare il giusto nome a quello che hanno vissuto, per capire che la violenza appunto non è solo fisica ma è anche economica ed
questo percorso è molto importante e degli svolti pratici anche dal punto di vista legale, perché nel momento in cui poi le donne sono chiamate a raccontare il proprio vissuto o in sede di querela oppure se ne è qualche altro modo, la tutta di sé, anche sapere che c'è la trascrizione di vizio che hanno vissuto le chiama per rendere sommare informazioni, queste se non hanno fatto questo percorso di cui abbiamo appena parlato possono essere in grande difficoltà nel raccontare il proprio vissuto, difficoltà che poi hanno un risvolto pratico molto importante e pregiudizievole per loro. Per fare un esempio semplice che però riscontro piuttosto spesso, capita di frequente che nel momento in cui viene rivolta magari una domanda piuttosto secca come il suo compagno, il suo marito, non con violenza, queste rispondano no. Se poi l'operatore che fa questa domanda va ad indagare più in profondità, viene spesso a scoprire che in realtà questo no è un no che ha delle sfumature, perché quella donna magari comincerà a dire mio marito, mio scompagno non mi ha mai picchiato, ma quando litigavamo mi insultava o mi minacciava, oppure capitava che mi prendesse per i polsi o che mi scuotesse, però non mi ha mai picchiato. Ora, in realtà le donne che fanno questo rapporto sono delle donne che chiaramente hanno subito violenza, ma l'emersione di questa violenza viene delegata alla sensibilità e alla competenza dell'operatore giudiziario che le domande ne pone. Purtroppo questa sensibilità e ancora peggio questa competenza nell'operatore giudiziario non sempre c'è. E quindi se la domanda rimane la prima, ovvero il suo marito non è violento, risposta no, il possibile procedimento penale che avrà poi un seguito a queste dichiarazioni sarà un procedimento penale che ha una cornice molto meno grave rispetto a quello che è il vissuto vero della persona che l'ha subito, e quindi potrebbe essere complicato a reati molto gravi come la minaccia, la percossa o la semplice lesione, oppure ancora peggio potrebbe arrivare ad una dichiarazione. Come detto, se quindi l'utilizzo delle parole e del linguaggio è molto importante.